fare domande in separata sede e procederei direttamente con la prossima presentazione, sono qui tardissimo, chiederei di aggiungermi a Michele Fineri di Gianluca Padovani e Filippo Natali. La prossima presentazione è una presentazione un po' una novità perché non abbiamo mai fatto una presentazione di gruppo. Questa presentazione nasce un pochettino dall'idea di confrontarsi tra noi, esperti di gestione di diverse piattaforme open source e di confrontare tra di loro quattro piattaforme open source di cui ognuno di noi è un esperto e confrontare gli strumenti di gestione di queste quattro piattaforme in un modo che fosse anche un pochettino ludico divertente, esatto, focacciare, ci prenderemo in giro con l'altro cercando di evitare che sono da paintball e di insultare altri l'idea è di avere contributi dal pubblico che sicuramente prenderà la posizione per un lavoro. Esatto, allora ciascuno di noi parlerà di una piattaforma, all'inizio discuteremo tutti e quattro, la nostra visione sul problema, della gestione delle applicazioni distribuite, faremo la parte comune, dopodiché, ho lasciato qui lì, dopodiché, ognuno prenderà la parola e discuterà una piattaforma specifica. A parte me, che sono il vostro ospite oggi, gli altri relatori Michele Fineri lo conoscete, Gianluca Padovani e Filippo Natali, svolgono il ruolo di amministratore di sistema Chiamapo, diciamo, e sviluppatori di due importanti aziende di Ferrara, Filippo e Moffitt, e Pubblica di Bologna, la Pubblica Italiana. Okay. Quindi iniziamo subito. Abbiamo scelto per non solo perché le nostre competenze sono su queste piattaforme, abbiamo scelto quattro piattaforme che rappresentano il riferimento nel mondo open source. Java, Python, Ruby è una piattaforma che è nata recentissima, che sta riscuotendo estremo successo per l'interesse che è Node.js. Noi considereremo il problema della gestione di applicazioni distribuite, quindi come gestire tutto dal punto di vista del sistemista il funzionamento di applicazioni distribuite in queste quattro piattaforme e considereremo in particolare tre problemi. Queste piattaforme sono tutte basate su una VM, quindi hanno una virtual machine che si astrae dal sistema operativo e l'introduzione di una VM ha estremi benefici perché consente di astrarsi dal dover sviluppare basso livello, C++, con la VM riusciamo a lavorare a livello più alto e sfruttando anche garbage collection e ottimizzazione di just in time, ma dobbiamo pagare qualcosa, introduciamo della complessità che va gestita. In particolare dobbiamo gestire l'eterogeneità della piattaforma. In quasi tutti i casi vedrete che discuteremo della gestione di più VM all'interno della stessa piattaforma. Dopodiché introdurremo il tema della gestione delle librerie per quanto riguarda le dipendenze, ovvero sia il controllo che la nostra applicazione abbia installata la specifica versione della libreria di cui dipende e i completi, perché all'interno della stessa macchina è probabile che ci siano più applicazioni che utilizzano la stessa libreria, ma queste due applicazioni diverse possono avere necessità di una versione diversa della libreria e questo è un problema che va gestito e affrontato. E infine c'è il problema dell'automatizzazione del deployment, ovvero sia sostanzialmente come automatizzare l'aggiornamento delle applicazioni. Le applicazioni non sono delle cose che vengono installate una volta per tutte, ma vanno aggiornate, vanno gestite.
e sostanzialmente ragazzi iniziate a parlare anche voi, avete altri problemi, interrompermi, spesso si trova in una condizione, come vi dicevo, di dover gestire applicazioni o più applicazioni all'interno della stessa macchina che richiedono diverse versioni della VM. Per quanto riguarda Ruby, ad esempio, questo è un esempio che riguarda la piattaforma Ruby, quindi in questo caso abbiamo un sistema web dove gestisce quattro siti, ru.com, bar.com, price.com e ambugio.com. Quattro applicazioni web, le prime due sono gestite all'interno di una versione della piattaforma, girano sulla VM Ruby 1.7, che è una VM, una versione vecchia, e le altre applicazioni che si suppone essere state sviluppate successivamente utilizzano versioni più recenti della piattaforma, qui 1.9.1 della VM e qui 1.9.2. Quindi vedete che sullo stesso sistema possiamo avere una, due, tre versioni della stessa VM. Non è raro con Ruby ad esempio, e anche Python. Python un po' meno, nel senso che con Ruby, adesso mi ha visto per me, si è usato più Python, quindi esperienza per la gestione di sistemi magari di questo tipo dove le applicazioni sono più basate su un framework in Python che non su Ruby. Recentemente mi ha fatto un po' di lavoro e ho utilizzato dei prodotti basati, le applicazioni basate su Rails, quindi comunque alla fine del mondo Ruby, e c'è una differenza molto importante. Un'applicazione che gira sotto Python, non so, è che gira con Python 2.6.2, se montate Python 2.6.3 tipicamente funziona. Un'applicazione che va con Ruby 1.9.1, se montate la 1.9.2 non dovrebbe capitare che si spacca meglio, magari su quel testo lì magari c'è scritto, cioè, no, guarda, non va, devi aggiornare questo, che aggiorna quello, che aggiorna l'interprete, quindi se vedi la 1.9.2 guardaci. Quindi certe cose, questo lo dico tutto perché all'inizio ci rimanevo un po' lì, che nel mondo Python erano dei non problemi, in cui magari l'interprete aveva dei sistemi, poi ti accorgi che è uscita la versione nuova la giornata, c'è il 266, che è buono, non lo stai a tenere le versioni vecchie dell'interprete, no? Che giù il pacchetto nuovo, non è che, sì, va fissato qualche bug, per cui lo metti su senza particolari patenti. Ruby, e che sono comunque l'elemento di questo Mauro, modo per invece gestire puntualmente la versione specifica di quell'interprete lì, perché poi lo stesso interprete Ruby 1.9.1, 1.7, quello che è, esiste in varie SaaS e la tua applicazione potrebbe andare con quelle e non con altre. Quindi, ovvio, meglio, per esempio, va gestita perché non è così scontato che tu gliela cambi, continua a funzionare tutto. E se insomma ti vedo, si vedono la vita, queste cose non si pongono, le cose rimane un attimo sbagliate. Per quanto riguarda invece Python, se tu vieni a pestarmi i piedi nel mio ambiente e poi io a pestarmi il tuo, ci sono invece ad esempio Clone, utilizzo ancora Python 2.4, sì, ci sono ci sono anche Python 2.6, sì, Python 3, anche diverse versioni di Python stanno iniziando anche. Su framework piuttosto grosso, come lo Zope che permetteva di girare, di far girare il clone, il problema è stato un problema annoso, ci siamo andati dietro e che ancora per certi versi esiste, nel senso che il clone con CMS è piuttosto complesso, la versione nuova, la 4, gira con Python 2.6 e ci sono neanche più moderni, con Python della serie 2, con 2.7, poi c'è tutta la serie del Python 3, e non di meno se tu hai dei siti vecchi, tra virgolette, io ti faccio bene 10 mesi fa, non è che dichiarato che sono stati compilati in persona, tu devi creare un environment, lo so che fa tutto l'altro giorno la macchina virtuale, hanno detto date un po', installi Python 2.4, sennò io i siti vecchi non li faccio andare. Però la variabilità è limitata a due casi, un 2.4 per la nuova vecchia, un 2.6 per la nuova bomba e poi sembra abbastanza a posto. Non è che mi dicono voglio il 2.4.2, sì, ma raccomando. No, sicuramente stavo derivando la tua piattaforma, mi sta dicendo che se tu usi Ubuntu, ciao, un Python 2, un Python 3, mi sa che il Python 2.4 e poi il Python 2.6, devi ricompilare. Adesso,
cambiare. Ecco, loro hanno trovato la soluzione della cambiare. La trama invece il nonno che stava dentro a guardare, i più giovani che si tirano. Vedrete che. Per quanto riguarda Java il discorso è abbastanza parallelo a quello di Python, nel senso che lo sviluppo è abbastanza conservativo e quindi i problemi si possono vedere nel cambio di major version, ma nelle variazioni di minor version solitamente nel 99% dei casi non ci sono problemi. Si fa solo bug fix, ma non si producono stravolgimenti. Pregherei il pubblico di non farmi andare i relatori prima, perché sennò abbiamo fatto delle mesi di lavoro sulle slide, per cui cercate di queste cose parliamo con il cappello alla fine, magari date la soddisfazione di presentarle, perché ci ho fatto un altro tanto per farle. E questo qui è l'ultimo discorso, il terzo problema è il problema del deployment, in cui avete un ambiente di sviluppo, lo sviluppatore che carica tutto il codice, sviluppa il sistema di source code monitor, del management, può essere Subversion, Git, Mercurial, e dopodiché una volta che l'applicazione è pronta per essere aggiornata, l'aggiornamento non viene fatto da un portatile, viene fatto direttamente da un source code manager, e l'aggiornamento è anche questa è una procedura delicata che può comportare una modifica allo schema del DD, una procedura delicata che bisogna comunque prevedere un rollback. Quindi adesso che abbiamo introdotto il discorso lasciamo la parola a Filippo che parlerà per primo, che ci spiega come funziona la piattaforma Java, in particolare dell'application server JBoss, quello che utilizziamo correntemente. Innanzitutto, una premessa, l'azienda per cui lavoro io è un'azienda di servizi, quindi non produciamo applicazioni per i nostri clienti, per terze parti, perché se andiamo a installare la dei servizi ai nostri clienti, quindi in pratica il reparto di ricerca e sviluppo produce applicazioni per l'azienda stessa che poi implementeranno i servizi che utilizzeranno i nostri clienti. Quindi è molto probabile che le problematiche e le soluzioni che abbiamo dato con noi siano un po' diverse da quelle magari di altri relatori che producono un'applicazione web per un cliente. Un'altra cosa è che le nostre applicazioni, nella parte qui lavoro io, sono tutte applicazioni diciamo, che prendono servizi di telecomunicazioni e che non hanno nella maggior parte interfacce utente, quindi l'interfaccia viene l'interfaccia di gestione di controllo è utilizzata solo da all'interno dell'azienda, quindi non produciamo interfacce web o portali che poi devono essere utilizzati da altri utenti. Un'introduzione velocissima su JBoss per chi non lo conosce, è un application server nato diciamo da nel 1999 da un classico progetto OneN open source che poi si è trattato come semplicemente un container di enterprise Java Bean e col tempo si è evoluto diventando un server a tutti gli effetti e alla fine è stato acquisito da Red Hat che attualmente fornisce supporto a pagamento per JBoss ma fortunatamente non c'è open source. Attualmente siamo alla versione 7 ed è rilasciato in licenza esclusiva. Nel tempo sono stati integrati altri servizi aggiuntivi da quelli definiti dagli standard JQuery che sono gli standard definiti dal SAN per le applicazioni enterprise. Come ad esempio l'integrazione di un portale, quindi di un vero e proprio sistema di portali per il una cosa che secondo me è stata fatta molto bene con Java JBoss è la standardizzazione, cioè sono stati dati dei paletti ben definiti entro i quali gli sviluppatori si devono mantenere per poter creare delle applicazioni dei moduli che girano sulla application server. Anche lo stesso processo deployment è un processo standard. Una volta che il componente sviluppato viene caricato sull'application server, quindi tutta una serie di servizi a disposizione
funzione definite proprio con lo standard gentoo, a quale può accedere, per esempio, la servizio di assistenza, accesso cioè database, scambio di messaggi, clustering, cache, transazioni, in service, eccetera, eccetera. E, l'accesso a questi servizi si effettua soprattutto utilizzando annotation o XML, sono diciamo file di configurazione XML, sono degli strumenti che permettono di risparmiare un sacco di lavoro alla struttura di codice allo sviluppatore. Quindi ad esempio inserendo un semplice tag nella definizione di una classe Java, io dico alla virtual machine dell'application server che quella classe implementa tutta una serie di servizi, l'accesso a tutta una serie di servizi senza la necessità che il programmatore dica esplicitamente ad esempio l'implementazione dell'interfaccia all'interno della classe. E che questo codice viene quindi generato questo modello è ben collaudato, quindi è una decina d'anni che JBoss è presente, un po' meno, diciamo, quando è andato in produzione seriamente, è ampiamente stabile ed è utilizzato anche in ambito enterprise. Vediamo come funziona il deployment di un'applicazione JBoss. Il deployment è composto da due fasi, quindi una fase viene scattata dall'utente e la seconda fase è eseguita dall'application server stesso. Quindi l'utente carica l'application server e quindi l'application server della presenza di una nuova applicazione o l'aggiornamento di un'applicazione già esistente all'application server. L'application server quindi esegue tutti i passi necessari per mettere in produzione l'applicazione stessa in maniera totalmente automatizzata. La maniera più semplice, quella classica, consiste nel copiare in una particolare directory dell'installazione con il suo file system dell'application server un file, oppure direttamente un file che è un archivio, oppure direttamente una struttura di directory, subdirectory che contiene i file dell'applicazione, e l'application server che monitora costantemente questa directory di deployment si accorge che è stato caricato un nuovo file e se ovviamente dopo aver fatto tutte le verifiche del caso deploy automaticamente l'applicazione senza necessità di eseguire altri passi da parte dell'utente o dell'amministratore del sistema. Un altro metodo per deployare l'applicazione è utilizzare direttamente le JMX, sono una serie di estensioni, sono Java Management Extensions. Quindi una serie di sistemi di Java che permettono la gestione e il controllo di applicazioni Java per l'application server da remoto, quindi rispondono a un'API con la quale è possibile accedere a tutta una serie di servizi e in pratica di pulsanti interruttori per gestire l'application server. Quindi utilizzando questa interfaccia, questa API, posso deployare le mie applicazioni di lettura direttamente da un'interfaccia web che fornisce l'application server stesso, oppure per i fanatici dello share come il sottoscritto, la linea di comando utilizzando quello che appunto è un punto di codice boss per interrogare e utilizzare API JMX direttamente dalla linea di comando. Una cosa interessante è che JBoss, quando è organizzato in un cluster, quindi cioè, quando esistono più application server organizzati in nodi di cluster, è possibile rifare un deployment, quindi io posso caricare una directory di un nodo del cluster, la mia applicazione, e automaticamente questa applicazione viene deployata su tutti gli altri nodi del cluster. Devo dire che abbiamo testato questo metodo per deployment distribuito, diciamo, e non ci ha dato particolari soddisfazioni, ma probabilmente perché le nostre esigenze sono diverse. Il problema più grosso che abbiamo incontrato è che non è prevedibile l'ordine con cui viene deployata l'applicazione sui singoli nodi. E quindi potresti avere la carica sul nodo che ti interessa e sul nodo NP5 viene caricata, e magari l'utente sta andando, cioè il client dell'applicazione va sul nodo su cui è stata effettuata l'aggiornamento, non ho preparato un tipo nuovo, perché magari il tuo client sta utilizzando un'interfaccia più vecchia e la nuova versione
Destins, che noi internamente dobbiamo proprio mantenere un livello di servizio a 90% per la business continuity. Dobbiamo sapere esattamente quali nodi del cluster hanno una certa versione. Vediamo, prima delle applicazioni possono essere organizzate o in pacchetti, che sono un file d'archivio, in sostanza è un tar scrittato, che contiene tutta una struttura di directory che a sua volta organizzato in un certo modo, quindi ha una directory meta-inf che in parte contiene descrittori del pacchetto, cioè contiene un file XML che descrive cosa contiene e cosa fa la mia applicazione. In particolare deve elencare appunto tutti i componenti dell'applicazione stessa. Ad esempio in questo caso l'applicazione contiene un file, una directory OR di un'applicazione web, una web app e un file jar che contiene delle librerie. Io posso deployare quindi questa struttura o direttamente come struttura di directory oppure come file compresso. Nel primo caso l'application server si occuperà di esplodere il file e poi vi darsi a leggere il contenuto. In questo caso qua semplicemente il contenuto direttamente. Noi utilizziamo principalmente questa, per comodità, questa modalità. Questa modalità è una modalità che mi deve essere direttamente sul file system, può essere utile se io devo intervenire direttamente sui file. Ad esempio io a un punto posso andare a modificare il mouse tappino web XML e l'application server se ne accorge e mette subito in produzione la modifica. In questo caso qua invece devo rifare il tutto, ricreare il file e portarlo su. Qui nessuno più o meno quello che ho detto in questo momento. I pacchetti che caricano contengono le applicazioni possono essere di diverso tipo a seconda dell'applicazione che contengono, quindi ad esempio un jar può contenere solo delle librerie, un SR per il servizio, una WR, una web application, un EAR e un'applicazione interfaccia. Tutte le punte devono avere proprio interno del primo descrittore che descrive cosa contiene e cosa fa questo pacchetto. I pacchetti, come si vede qua, possono contenere altri pacchetti, ad esempio questo myapp.er, che è questa applicazione enterprise, contiene a sua volta un'applicazione web e un archivio di libreria. Vediamo un esempio di application XML, fatto in testazione, vediamo che semplicemente è un elenco, in questo caso, dei moduli che compongono l'applicazione stessa. Quindi, ad esempio, un modulo test.jar, un enterprise java beam, quindi un modulo che implementa un certo servizio enterprise che si chiama test.jar, un'interfaccia web, un'applicazione web che si chiama test.jar, e qua di specifico c'è il sistema della directory lib, proprio contenuto all'interno del pacchetto stesso, dalla quale caricherò le mie librerie. Entriamo nel dettaglio delle librerie, appunto per entrare nel discorso della gestione di versioni anche diverse della stessa libreria all'interno dello stesso application server. Quindi io potrei avere due applicazioni che utilizzano la stessa libreria ma hanno bisogno, che girano all'interno dello stesso application server, ma che hanno bisogno di versioni diverse di quella libreria. Vediamo innanzitutto dove si caricano le librerie in JBoss. Allora, c'è il directory JBoss, diciamo che sia il prefix in cui, la base in cui è installato la nostra application server. C'è il directory client, è una directory che contiene solo le librerie utilizzate dall'applicazione client di JBoss, cioè se io devo sviluppare un'applicazione che si interfaccia a JBoss per fare qualche cosa. E questo, quindi viene utilizzata solo in casi specifici. Interessanti sono JBoss Common Lib, che contiene tutte le librerie visibili globalmente da tutte le applicazioni che girano su tutte le istanze di JBoss fatte partire da questa parte nuova. Cioè io posso installare JBoss con un certo path, e però far partire più istanze quella versione di JBoss
tutte quelle stampe hanno visibilità globale su questa, sulle librerie interne. Un'altra direttiva che mi interessante è quella delle librerie endorse, cioè delle librerie utilizzate da JBoss per servizi, per implementare proprietari servizi, come per esempio SAN, le librerie SSLP, perché io vado usando anche un'implementazione semplicemente di SAN che posso pagare. Ma anche questo caso ci interessa particolarmente. Ecco, le ultime due che sono più interessanti sono quelle del directory di librerie globali, però fanno riferimento solo a una certa istanza di JBoss, quindi se un'istanza si chiama Pippo, avrà una libreria che si chiama JBoss, una libreria diretta che si chiama JBoss, Pippo Lib. In questo caso metterò qua dentro tutte le librerie utilizzate dall'istanza Pippo di JBoss. Ultimo punto in cui posso includere le librerie, come abbiamo visto prima, qua specificate le librerie, per questa applicazione sono contenute nella directory lib all'interno dell'archivio che abbiamo creato sulla application server, sono quindi nel pacchetto dell'applicazione. In questo caso l'applicazione è self-container, quindi io ci fico dentro tutte le librerie che servono e posso distribuire il mio file senza che l'amministratore di sistema debba installare le librerie aggiuntive all'interno delle directory con visibilità globale. E poi l'istruzione la basso qui? Adesso sto arrivando qua, no, è il contrario invece. Ecco qui una domanda anch'io, e se la libreria viene fatta da un terzo e quello aggiorna, come fai ad aggiornare? Devi scaricare una analisi sulla domanda? Sì, quello sì. Non è un problema di una per le librerie? No, per le librerie diciamo no. Vediamo appunto il problema che è sollevato su, quindi come, in che ordine vengono guardate le directory all'interno di JBoss per determinare quale libreria caricare. È un approccio contrario a quello che ho detto te, quindi dal più globale al più particolare praticamente. Quindi viene controllata prima la libreria globale, quindi condivisa con tutte le istanze di JBoss, poi la directory specifica di una certa istanza di JBoss e alla fine la libreria contenuta nel pacchetto che ho caricato. Quindi se la mia libreria è presente sia in uno che in tre, vince quella la prima che viene caricata. Fortunatamente è possibile variare questo comportamento. Quindi io in un file di configurazione posso specificare, posso dire a JBoss guarda, a precedenza la libreria che carico su con il pacchetto. Quindi secondo che sia una questione web o una G2I, nel proprio file di configurazione vado a dire che la gerarchia di classe con un punto tipo specifica e contenuta in questo file per essere caricata all'interno di questo file questo qua però ha due piccoli vantaggi, uno è specifico di JBoss, quindi nel momento in cui muovo la mia applicazione su un altro application server che implementa specifiche J2I ma che non è JBoss, non sono sicuro, anche sono quasi sicuro che non funziona. Due, modificando lo scope di visibilità di una libreria all'interno del mio pacchetto, anche tutti gli altri eventuali pacchetti contenuti lì dentro hanno lo scope modificato, quindi diciamo il pacchetto più esterno impone la visibilità delle librerie a tutti i pacchetti che ecco, ritorniamo al discorso delle multiple versioni della retro machine di JBoss. Naturalmente è possibile avere più istanze, più versioni diverse, più versioni sia della retro machine di Java sia di JBoss installate sullo stesso server, ovviamente devono essere separate fisicamente e quindi non sono più dedicate. Però piano che c'è, si fa prendersi e mamare. Tu, prima ti stavamo parlando di diverse versioni della JQuery, io vedo in Java la necessità di avere due versioni diverse dell'application server, se non altro perché ho avete mai detto vedi un caso appunto di avere due versioni diverse della JQuery? No, io ne ho uno reale, in un'azienda in cui abbiamo un'applicazione per terze parti, sviluppata secoli fa, ripetendo altro su Tomcat, dell'epoca, poco utilizzata, però c'è il fatto generale di... Sì, esatto.
e forse su server ci sarà anche un JBoss di, non di ultima generazione, ma quasi. E queste due istanze sono installate in path diversi con il loro plasma, diverso perché si tratta sicuramente non condividono nessuna libreria. Due VM diverse, due solo due. No, no, due VM diverse, due VM diverse e ovviamente entrambi, ciascuno dei due application server configurato per utilizzare la propria. Già da 1.4, una e già da 1.6. Una piccola nota, il S10, il sistema operativo su cui si servirà questo qua, offre nel proprio sistema di gestione di pacchetti un wrapper per le virtual machine. Quindi io posso installare tutte le virtual machine che voglio, ovviamente utilizzando sul sistema di pacchetti, sul sistema operativo, qua semplicemente con un wrapper che chiamo Java VM, poi gli dico la versione che voglio usare, automaticamente questo wrapper, se invece sono scelta tutti i path necessari, un Java 1, Plasma, eccetera, eccetera, per lanciare la mia applicazione con quella determinata. Noi ce la facciamo tra voi, ma potete anche farci delle domande. Sulla parte del flusso, tu hai più Java che con Machine, come fai a dire, ok, adesso questa applicazione qua la voglio trovare con l'ultima Java che con Machine, quest'altra, quell'altra, cioè non è che tu che... No, mi sei che trovai, no, no, andava dietro, è un problema che sapevo la decisione. Un po'. No, però comunque... No, si può fare come dicevo prima, semplicemente settando tutta una serie di pagine, no? La virtual machine, è un esempio che viene lanciato e che va a leggere nell'environment tutti i suoi path per cui leggere le sue librerie, quindi semplicemente tu dici no, leader o alla tua applicazione di lanciare, guarda, c'è questa virtual machine che è installata in uso blocca, gelicata. Eventualmente si possono condividere librerie tra versioni diverse così, ma non lo facciamo per design, diciamo, perché non abbiamo problemi per niente. E perché, diciamo, quello che facciamo non ci permette di farlo. Un esempio reale di come funziona un cluster di JBoss nell'ambito di cui lavoro io, davanti praticamente quasi identico a quello che ho presentato Mauro prima, davanti c'è un reverse proxy, tramite il CAP e HR proxy, abbiamo tutta una serie di server di JBoss, quindi macchine fisiche con una sola istanza di JBoss sopra, che è quello che ci collegano con il database per l'assistenza e altre cose, e noi abbiamo la necessità di garantire la massima continuità del servizio, quindi per noi un down anche di un secondo è problematico. Per toglierci proprio la base di questi problemi di cui abbiamo parlato adesso, serve la stessa versione, cioè tutti i server, tutte le istanze, la stessa versione della virtual machine, i JBoss, le applicazioni, le librerie, ovviamente delle applicazioni nostre, nel momento in cui aggiorniamo ci sarà un momento in cui i JBoss sarà una versione più aggiornata, ma no, adesso spiego come funziona. Utilizziamo solo versioni stabili, in questo momento utilizziamo in produzione JBoss 5, la versione JBoss è la 7, quindi non la building edge. I server JBoss sono tutti allo stesso livello gerarchico, ovvero fanno tutti la stessa cosa, quindi ne posso togliere uno stateless, perché sono stateless, quindi due posso togliere l'altro come interessa, e posso gestire tramite request proxy diciamo, la ridirezione delle richieste su uno piuttosto che su un altro. Quindi per tutto il ragionamento di un'applicazione posso togliere il JBoss dal cluster, fare il deployment della versione nuova, testarlo finché mi pare e buttarlo su e rientrare dal cluster. Ovviamente questo sistema non risolve il problema, cioè quello del cambio di interfaccia di un'applicazione, perché se ce lo fai a un certo punto nel punto avrei un JBoss con una certa interfaccia e un altro si gestisce ovviamente. Possono gestire senza danno, perché questi sono limitati al massimo. Ok, prendo la parola io e alla fine facciamo un cappello, così, una senza cappello alla fine, e prendo la parola io.
location XML di Salvatore Rotunda, per cui entriamo in una piattaforma che è un pochettino più, diciamo così, dinamica. Ruby, per chi non lo conoscesse, è un linguaggio di diciamo, nuova generazione, orientato agli oggetti, interpretato, estremamente elegante. Il codice Ruby è estremamente espressivo, elegante, è quello che c'era la faccia sopra. Supporta un linguaggio che è molto simile al linguaggio naturale e tipicamente la differenza di sviluppare in Ruby, sviluppare in Java in termini di espressività tra un Java, anche C#, C++, un linguaggio di generazione precedente è notevole. C'è una grandissima disponibilità di librerie, soprattutto rispetto a quello che ha Ruby rispetto a una piattaforma precedente come Java, è un meccanismo di gestione delle librerie che è integrato in una piattaforma che è fantastico, che è RubyGems. È come avere una ticket per le librerie Ruby. C'è un repository unico, RubyGems.org, dove tutti gli sviluppatori Ruby coltivano la propria libreria. È un tool, se non c'è, da cui scaricate, aggiornate la riga di comando delle librerie. Rispetto ad andare a scaricarsi, cioè non c'è un incorrente di questo tipo, no? Magari c'è il comando Perl, Python c'è qualcosa del genere, se ne parla della Finelli, ma comunque è veramente uno strumento formidabile dal punto di vista dello sviluppatore. È il linguaggio più usato su GitHub e soprattutto c'è un eccezionale framework di sviluppo web che è Ruby on Rails. Ruby on Rails è la killer application della piattaforma Ruby ed è sostanzialmente il framework di riferimento per il web 2. Punto. Non c'è paragone. Tutti i nuovi framework in qualche modo si confrontano con Rails. NRC3, Microsoft, King, PHP, tutti i framework in qualche modo hanno preso dei concetti di Rails, da Rails, e Rails comunque è veramente un passo avanti. Quindi sostanzialmente quello che vi sto dicendo è che se dovete portare un messaggio fuori da questa presentazione, un unico messaggio, e non conoscete la piattaforma Ruby, questo è il messaggio che dovete portare a casa. Ruby è una fantastica piattaforma, se non avete mai iniziato a lavorarci, se non ci avete mai lavorato sopra, considerate l'idea di farlo. Caratteristiche principali di Ruby, notate che lì ho cambiato altre caratteristiche di Java, perché Java è una piattaforma di riferimento standard, stratificata, ormai la conoscete bene tutti, Ruby, immagino che non so niente di presente. Ma di Ruby ne ha parlato l'anno scorso Paolo Perrotta in un intervento incredibile. E quello che vi voglio dire io, che Paolo mi ha detto, è che Ruby è un ecosistema che è estremamente dinamico, in una vorticosa evoluzione, come vi diceva prima Finelli, delle volte lavorando con Ruby si dà la sensazione di non tirare il fiato, perché di non riuscire a stare dietro al sistema. Perché? Perché prima di tutto non abbiamo una web di riferimento come Java, che è OpenJDK, piuttosto che JDK Sun, ma ne abbiamo 20.000. Abbiamo Ruby 1.8, che è nella versione sia Ruby 1.8.7, alcuni utilizzano ancora 1.8.6, altri utilizzano 1.8, Ruby Enterprise Edition, per dire io. C'è la piattaforma 1.9 che, come diceva Finelli, 1.9.1 è diverso da 1.9.2 ed è diverso da 1.9.3, cioè anche le minor version cambiano, perfettamente. Ti dirò di più, che qui lo dico per una missione giapponese in sala, e così non sono capo di mare. Ruby viene dal Giappone e sostanzialmente se tu mi dici che io ho visto i benchmark online da Ruby 1.9.2 a 1.9.3 c'è un 35% di performance di differenza, vuol dire che qualcuno
prima fatto delle varie. E comunque c'è anche JRuby, che è Ruby sviluppata, non è una web Ruby non sviluppata in C, ma sviluppata in Java, che gira sulla web di Java, che è la virtual machine, che Filippo non vi ha detto, che è l'applicazione più grande di Java, perché la virtual machine Java è veramente una volta dei banchi e della virtual, adesso è uno strumento, un gioiello. Quindi da Ruby voi riuscite a sviluppare l'applicazione in Ruby che si agganciano ad esempio con le applicative Java, magari dei JBoss, quindi riuscite a estendere JBoss scrivendo in Ruby e gli oggetti Java e Ruby che si passano messaggi su video, se è in Ruby, ce ne sono diverse per WM. E oltre ad avere diverse WM in base, e quando sviluppate un'applicazione avete il target di una certa WM, ogni nuova versione, ad esempio del framework Race, porta significativi cambiamenti. Chiamo l'applicazione sviluppata in Race 2.3, non faccio passare la Race 3.0 con lacrime, sangue, sudore e ancora lacrime, perché da ogni cambiamento in Ruby è veramente painful. È una piattaforma che in estrema evoluzione sta dietro, è difficile. Anche le stesse best practice cambiano ogni pochi mesi, cambiano il riferimento delle best practice, ogni pochi mesi voi dovete andare a mettere le mani al codice, perché sostanzialmente le librerie che nel frattempo sono cambiate hanno delle funzionalità aggiuntive che sono talmente interessanti che viene voglia anche di modificare la vostra applicazione. Questo trend vedi che continuerà avanza, pensi che sia tutto fatto perché diciamo, un ambiente giovane, c'è un giovane che c'è sì. O pensi che arriverà è una bella domanda, questa è una bellissima domanda perché è un trend che non vedo diminuire in nessun modo, e tant'è vero che è un trend che in Ruby penso che avendo con i possibility non sia considerato un valore, magari e che in Ruby sia considerato più importante la velocità del cambiamento, perché significa che non si riesce a trovare dei tool infinitamente superiori a quelli che hai adesso rispetto alla network compatibility e al essere software. Io ho lavorato in Ruby e sinceramente non solo hai il cambiamento, ma il fatto che sono una piattaforma che forse ce n'ho un filo più avanti, perché come tu, però loro sono quelli che hanno risolto tutti i problemi e gli altri problemi. Sì, è una piattaforma di riferimento intanto. Non è un piano che io... Diciamo, secondo me questo approccio però diciamo, crea fortissime problematiche per chi deve fare software pacchettizzato da rilasciare a clienti e mantenere a lungo termine. Tipo, io ho una grossa esperienza in Java come lui, diciamo, noi non useremmo mai Ruby perché dobbiamo tuttora deployare, mantenere e evolvere software e programmi fatti 10 anni fa. Posso garantire dove si possono vedere. In Java questa cosa non hai questo problema, proprio per la sua minore lentezza, che sicuramente hai introduzione più lenta di feature più sofisticate, basta vedere quanto ci hanno messo a passare dalla piattaforma 1.4 alla 5 con i generics, e stanno discutendo da secoli su modifiche del linguaggio, diciamo. Quindi secondo me è una cosa ottima se tu hai il tuo controllo della tua applicazione, se uno che fa una cosa tipo che ha un servizio, se sei Facebook, capito? L'applicazione tua la gestisci te e fornisci un'interfaccia web al cliente. Chiave, SaaS, software, esatto. Se prendi un prodotto che poi devi mantenere, questa cosa è un difficile. Proprio per te, ma è veramente un problema questo, che Ruby è una cucina di idee. E abbiamo anticipato in questa presentazione il discorso su Ruby, proprio perché Ruby è una piattaforma di riferimento per quanto riguarda il management. Numero uno, per web. Ruby vi fornisce un sistema che vi permette di installare le VM, diverse VM su PC e di passare da una all'altra. Io sono il PC, ho per web Ruby, ci passo e sto pensando di installare una quarta sull'applicazione, uso VM e altre. VM Ruby Version Manager vi consente di installare, una volta che vi installate tramite questo tool, tramite questo righe di comando, potete installare una nuova VM, cioè giusto per farvi capire quante VM ci stiamo parlando.
qualcosa su WebSphere Application Service, sì. JBoss, parlarci un attimo. Noi usiamo JBoss più altri tre, diciamo, quindi questa cosa di ClassPath Hell, ne so qualcosa, anche lui probabilmente. Lo lascio come punto per chiaro, mi sono detto che è list non vedete che sono dei quindi potete installare un nuovo web e passare a utilizzare una web diversa. Dopo che ho lanciato questo comando, io lancio il comando Ruby, Ruby mi viene tramite una serie di simbolici, dopo che ho lanciato questo comando sto lanciando automaticamente la web di Ruby. E quindi L2M mi permette di gestire più web sulla mia stessa macchina, in modo compilandole da zero, cioè non sto compilando solo i pacchetti da Ubuntu, da repository di Ubuntu. Ma un'altra cosa che mi dà L2M è che questo è veramente una figata, è una specie di CHRU, però applicazione con indicazione. JavaScript. Io ho uno strumento che mi consente di definire, mettere in una specie di CHRU, isolare l'applicazione e installare quell'applicazione avrà solo, crea un genset per quell'applicazione e quell'applicazione avrà a disposizione non tutte le librerie installate nel sistema, ma solo le librerie che sono installate all'interno del genset. Genset è un contenitore di genere, genere sono librerie di ruby. Quindi riesco in qualche modo a ragionare con il tool LVM che mi consente di gestire l'UM e gestire ogni applicazione come in un modo tipo CHRU, tramite dei file di configurazione. E come faccio a dire ogni applicazione che versione delle hanno? Tramite un genfile, utilizzo bundle per gestire, per dichiarare quali sono le dipendenze di tutti. Ok, vabbè, poi saltiamo un po' perché siamo indietro. Qui sono sulle slide, per esempio, di applicazione con cui abbiamo dato server, saltiamo. Sostanzialmente quello che avete su è questo. Abbiamo una serie di sorgenti delle librerie, tramite band decido, qui ho quattro applicazioni che girano su tre web, l'applicazione A e B giro sulla web 7, quindi queste due web girano queste due applicazioni girano su questa web e in queste applicazioni utilizza le librerie installate in questo genset. Questa applicazione di Green questa indicazione che sta potenza che eseguire in ogni web e le librerie installate in questo genset sono accessibili solo all'interno del genset. E questo è questa piattaforma rappresenta il riferimento per la gestione di applicazioni distribuite ma solo ad oggi, mi sembra. E è necessario avere un riferimento perché Ruby è più difficile, Ruby è più difficile. Poi ci sono anche gli strumenti per il deployment, Capistrano, Flat e così, ci sono tutte cose di evoluzione che Ruby io li trovo abbastanza dritto e preferisco andare a casa con SSL. Ricapitolando, Ruby ha gli strumenti di riferimento, rappresenta la piattaforma di riferimento per gli strumenti, è una piattaforma veramente badass, è molto interessante, il problema è che è un ritmo corticoso, va avanti un ritmo corticoso, vengono rilasciate sempre nuove versioni di tool che sarebbero giudicate molto immature dalla comunità, maturissime in Java, ma anche probabilmente in Python. Python ha un concetto di maturità diverso da quello della maturità di Ruby. Tutto questo implica che dovete rigorosamente seguire le best practices. Queste best practices che però trovate sui link dovete fare anche un attimino con dell'esperienza, non è tanto. Inoltre nel community Ruby, che lo diceva anche Filippo, un altro problema, si accennava che Ruby ha la sindrome del last tool of the day, in cui trovo l'ultimo tool del giorno, che è una bella cosa, la record of the meeting non è un valore assoluto, la record d'oro è release. Siamo in ritardissimo, ma abbiamo dovuto concludere dal quarto d'ora, per cui... Non si riesce. Vediamo il colore, perché questo è il colore ufficiale di Node. Questo è il sito di Node. Node è un utente del Node Forward JavaScript. E lì insomma spiega tutta la pappardella. Come vedete, prende spunto da Ruby.
per la prima volta, secondo me, Node ha portato alla ribalta un linguaggio che esiste da anni, perché è un linguaggio piuttosto vecchio, cioè Java. Ma fino a alcuni anni fa JavaScript era visto come linguaggio legato a un browser. Quindi JavaScript veniva visto assolutamente per la manipolazione del DOM. Non si poteva pensare di fare cose diverse da aggiungere un tag-div o fare qualcosa di simile. Poi in realtà negli ultimi anni sono emerse cose un po' strane, cioè è venuto Ajax, quindi c'era la necessità di portare programmatori veri e non solo designer web a scrivere codice Java. Quindi veri programmatori hanno iniziato ad usare questo linguaggio. Dopodiché è nata la possibilità di eseguire codice JavaScript al di fuori del DOM. La Vuoto è probabilmente l'implementazione più famosa della JavaScript Virtual Machine, che è quella che trovate dentro Chrome, che dicono che sia più veloce, anche se in realtà sono varie discussioni. Poi c'è stata la Virtual Machine di Mozilla Firefox, che poteva essere eseguita separatamente. Java ne ha una che è Rhino e che ha portato sostanzialmente un gruppo di pizzoidi a fare il CopoJS, che era il porsi le domande del tipo: ma se io dovessi fare un'applicazione in JavaScript e dovessi accedere al file system, come cavolo faccio? Come faccio a fare un'applicazione in JavaScript che accede al desktop, che fa questo, che fa quest'altro, che fa anche la parte server web, quindi una follia assoluta. E sono state create di persone che chiamano JS, che ha dato vita a tutta una serie di applicazioni che sono nate. Ne sono nate tante, io ho usato, prima di Node ho usato Node.js, che è sostanzialmente l'uso di Rhino, che è la Java Virtual Machine di Java, appunto, è un'implementazione JavaScript di Java, che ha come vantaggio bellissimo dato facilmente la possibilità di accedere da JavaScript a tutte le librerie Java, quindi cioè ai librerie che fanno su cosa. E in una maniera piuttosto naturale. Poi dopo, probabilmente, perso un po' nell'oblio, l'attuale piattaforma più famosa è Node.js. E Node.js è famosa perché? Perché ha messo dei vincoli piuttosto stringenti. Cioè lei ha detto, noi vogliamo portare JavaScript lato server. Quindi noi vogliamo fare dei server web. E vogliamo fare server web più veloce. Quindi ho detto, io non voglio fare la mia applicazione, poi davanti ci metto Apache, ci metto NGX o ci metto qualcos'altro. No. Io voglio che la mia applicazione giri sul mio web server. Quindi Node.js vuole essere un web server e nasce intorno a HTTP. Ma non solo, prende il concetto di rete e lo porta all'estremo. Quindi, un solo thread, non esiste molti thread in Node.js e sostanzialmente ci si appoggia a degli eventi e questo JavaScript lo rende anche facile per come è costruito il linguaggio. Questo è un semplice server web di JavaScript. Sentiteman, cioè diciamo al nostro Node di richiamarsi ogni 2 secondi e scriveremo con un solo log del mondo. Questo punto log non ha un senso dentro un browser, ma dentro Node sì. Dopodiché diciamo la nostra porta, facciamo un create server e questa sarà la nostra funzione che viene eseguita tutte le volte che ci viene fatta una richiesta. Dopodiché ci mettiamo in ascolto, ma questa chiamata qua non è bloccante, il nostro script continua a eseguirsi. Dopodiché scriviamo un solo punto log e in teoria se fossimo in un linguaggio tipo Python o Ruby, il nostro script esce e quindi l'applicazione termina. Invece il Node continua, rimane appesa e viene continuamente eseguita questo pezzo di funzione di 2 secondi e questo qua a seconda delle richieste che riceverà. Questi due qua vanno in varie concorrenza, cioè se sta eseguendo questa funzione qua lui non può rispondere all'altra chiamata che ti dice tu lui quello che ci sono queste guarda che io che non esiste nessuna chiamata bloccata. In machine? In machine?
e rimane bloccato. Non c'è niente, non c'è nessuna chiamata bloccante, tant'è che se tu prendi la chiamata bloccante si blocca tutto. No, questo è finito. Scrivi output, cioè farà una live, il sistema operativo si bloccherà anche, no? Sì, ma dopo lo script esce dalla fine. L'importante è che sia proprio il giorno lì, 16 febbraio 2019, quindi non nel 1999, è abbastanza giovane, però sta scuotendo grande successo. Questo è stato un tweet che è girato un periodo di fare, l'ho voluto mettere perché era veramente carino. Si dice, per tutti gli sviluppatori Ruby che vogliono provare il JS, ecco questa scritta che si tassi anche Ruby, cioè Gen e non TN, Rake, Jake e ROM e NQM. Fine del problema. In realtà dopo le sono andate disvariate. Io uso NQM che è molto semplice, ti permette di installare N versioni di Node. Anche in Node c'è una certa sicurezza. Sì. Allora, NQM, visto che siamo a Linux, ne lo dico, una delle cose che Node sta facendo e che va un po' contro tutti gli altri è dare grande supporto a Windows. Cioè lui ritiene che andare bene su Windows sia fondamentale. Cosa che per esperienza Ruby non è che faccia benissimo. Ruby no, ma cioè voglio dire, hai visto su computer che decini di essere un computer di Windows, era già due computer Windows, gli unici due che mi hanno pagato il progettore non va. Se riesce a fare andare qualcosa là, ovunque. I creatori di Node ritengono che Windows sia importante. Hanno sostanzialmente bloccato lo sviluppo sulla 0.4, l'hanno portato sulla 0.5, poi rimetteranno tutti insieme, si sta parlando di quasi niente. Secondo me io non lascio. Ma hanno detto che sono arrivati in fondo, sai con che condizione. Dai, spieghiamo che è la parola di fresco che è. Esatto. Praticamente è una sorpresata di Ruby perché al posto di Gem noi abbiamo NPM, cioè Node Package Manager. Esiste anche lì un sito di riferimento che si chiama appunto npmjs.org dove se tu fai un package lo puoi mettere, tutti lo possono usare. Esiste un file molto interessante che si chiama package.json dove al suo interno vai a scrivere con la sintassi JSON quali sono le tue i tuoi package a cui dipendi. Questo package JSON ha una sintassi CommonJS. Una domanda. Prego. Si parlava dell'applicazione che uno degli utenti quando sei interagito di lui, ma al lato pratico con il JS. Cioè abbiamo visto l'esempio di un script che è simile con un server web. Se ne parla dopo, c'è il framework che chiama in due giorni. Questo è un package JSON in cui si va a scrivere l'autore, che cosa fa e cosa non fa. Qua puoi mettere dentro le tue dipendenze, di sviluppo. Questa è una cosa molto simpatica perché molte librerie, molti application cloud, che è una parola che va di moda, cloud, quando tu fai il deploy della tua applicazione sul cloud, tu in automatico legge sul file e ti installa le dipendenze che hai su qua. Quindi se tu hai un'applicazione che dipende da questa bellissima libreria che è formidabile e dipende anche da questo qua, ma questo qua si dipende nel momento in cui vuoi sviluppare, quando vai a mettere sul cloud non te lo installa. Esiste questo tool che per cui faccio vedere, ma vi dico subito di andare a vedere, è Cloud9, che è sviluppato in Node ed è sostanzialmente Eclipse. È un tool di sviluppo che è bellissimo, fatto sul cloud, che permette di sviluppare non solo JavaScript, ma anche Ruby, PHP, Python, è veramente bello, ve lo consiglio tutti. Questo è consigliare qui, sottoscrivere. Il bucket è veramente una figata. Come funziona?
parte di produzione. Se invece fai il VM start, ti installa sia le librerie in cui dipende di sviluppo e non di sviluppo. Cosa facciamo? Se adesso andate per esempio a lavorare con un altro, dovrete che siamo a 1.10, invece quando l'ho fatto, se guarda, l'ho fatta la settimana fa. E allora 1.7, quindi insomma, fanno un filo veloce. E infatti NPM Install funzionava al contrario, cioè, sì. Però è la vita. Se andate a vedere su quel sito, su quel link là, troverete una sfilarata intensa di tool che vi permetteranno di fare 3D, tra cui notate il primo che è Camber, che ovviamente è preso da quello che vi sta a sinistra, poi c'è Expression, che io uso solo da staffiare. Un'altra cosa simpatica è che una delle piattaforme di cloud nata per Ruby, che addirittura so che Mazza lavora in Heroku, come seconda scelta ha Node.js, tant'è che c'è una motivazione che sta proprio vedendo, la vedremo dopo. Non so, però ha detto che una gran parte di Ruby è iniziato a lavorare su Node, no, si vede, si vedono già un video, però c'è un bellissimo tool di deployment di Node.js per Heroku. Ce n'è un altro che sta nascendo, che è Nojitsu, con tutti i suoi tool disponibili open source su GitHub, che vi consiglio perché sono molto belli, li potete usare a prescindere dal fatto che dovete usare Nojitsu. E c'è gente che si fatta delle ricette di capistrano per fare deployment. Altre cose simpatiche che ci sono qua dentro, c'è Jake, che è Rake fatto in JavaScript, c'è una bellissima package, ma in realtà è proprio un sistema di gestione di cluster molto bello, che ti permette di definire tutto questo tanto in Node, perché Node, essendo sostanzialmente la fusione di un web server con un application server, fa tutto. Quindi tu puoi dire a Node di gestirsi da solo, quindi tu dici ok, adesso tu Node ti distribuisci su queste macchine, lui si mette, hai 10 core, quello lì li spegni, questi li accendi, e cluster è veramente simpatico. C'è Express che, essendo Rails insomma da seguire, Express vuole seguire Rails. Poi c'è un simpatico tool che si chiama Node di Deploy, che vuole assomigliare alle migration di Node. Direi che più o meno siamo arrivati in fondo. Ultimo, ma basta un po' di vista. No. Sarà breve, sei preciso. No. Visto che tempo è poco, a un punto c'è anche la parola in fresco che è chiara, tentavo di essere sinteticissimo. Avevo guardato le slide, in realtà vedevo tutte le loro presentazioni, non volevo dei diabiti scadenti con una lista di nomi di cose, di fermare. Volevo ritornare un attimo a quello che mi ha risultato, da quello che ci ha spiegato su Java, poi da questa cavallata velocissima del mondo giovane di Ruby e Node.js. Io vengo da un caso d'uso da un po' di talento, perché il linguaggio primario non è sviluppato un'applicazione. Spesso sono chiamato magari a deployarla, a gestirla, ma a me non è in raro sentirmi di chiamare a mettere mani su un sistema che sale a 20-3 anni prima. Lui ha visto passare da 1.8.7 alla 1.10 di versione nel tempo che salvava le slide, in 3 anni non si sa che cosa succede. Per cui quello che per me è fondamentale è che il sistema, qualunque sistema, ambiente per sviluppare applicazioni, ti dia delle perspective, dei costumi per avere, abbiamo parlato appunto un po' prima su PKC e web, no? Da uno snapshot di avere una fotografia statica di com'era il sistema la volta che l'hanno messo su, in modo tale che se ci metto le mani, lo devo ricreare, in qualche modo possa fare. Già, perché tu vivi in un mondo, tutto il indicatore che sta dentro JBoss, il problema lo risolve, perché è JBoss il riferimento, sul tuo sistema puoi installare qualunque cosa, lui cerca lì JBoss link, JBoss, quello è un posto che sta la volta. Tu quando quello l'hai preso per quella una parola, puoi avere la JWeb di 8 anni fa e non dà nessun problema, e questo di solito è quello che parlavo di prima, che ti dà le mani sul lavoro quando con un cliente che ancora tempo con la base tecnologica dice tutto. In Node e Root che cosa si può fare? Però lasciamo le mani a
perfettamente. RQL, MAND, eccetera, lavori più alla bersagliera, comunque avere un sistema rapidamente che quando ci metti le mani si superisce. Perché dici, non hai usato le fabbriche adeguate. Anche da questo punto di vista si mette un po' nel mezzo, nel senso che volete avere degli strumenti per avere la robustezza del mondo Java, ma avere anche la possibilità di poter sperimentare con un linguaggio che evolve sicuramente più velocemente di Java. Quindi, di base, il primo punto è, su una macchina di solito, se non abbiamo bisogno di avere più interpreti installati, perché appunto, questo si è accennato qualche tante parte, non siamo parlati all'inizio di ma quanti parti potreste avere su una macchina, potreste avere il tuo set che viene con la distribuzione normale, potreste voler sperimentare con Python del telefono e portare il tuo codice alla versione prossima avventura, potreste avere un intero application server che gira sul prodotto. Come installi con Python in vari modi, la tua distribuzione poteva essere tutti dentro, oppure esistono dei tool, questo qua sarà Python View, però lo conosco, di base un meccanismo che di utilizzare un sistema che si chiama VirtualEnv che ti permette di creare un environment isolato dato un Python già esistente e quindi potresti essere anche compilato a mano. Quando hai sulla domanda più istanze del tuo interprete che ti vanno ad avere per un Linux, un 8.9, per cose così, ti poni la questione di sviluppare l'applicazione e di installare le librerie con le quali la tua applicazione gira. E qua purtroppo è la tragedia assoluta, vai come veramente picchiare uno della croce rossa, perché su questa cosa il Python ha fatto un po' di giri intorno, nel senso che c'è un vecchio sistema che è poi quello lì basato su setup tools, il cui script disinstalla è quello più noto per installare librerie, ma librerie che ti finiscono come usi sotto user di side packages che sono del tuo padre o che finiscono da altre parti oppure in un certo modo distribute che è un forte dei setup tool e che lo sostituirà da Python 2.0. un altro più ulteriore che si chiama pip che ti dà a sua volta un rimpiazzo per il sistema e vi chiederete perché ci sono tre modi diversi di fare queste cose. Perché non sono messi d'accordo, perché è un lavoro meno semplice di quello che potrebbe essere e una serie di questioni anche relativamente accidentali. Per cui cosa accade? Accade che una persona che studia in ambito pitonico possa avere sulla sua macchina, magari si installa lui dei sorgenti perché così non sta in casa la vita di quello che fa la sua distribuzione e già qua, per dire, è un grande dei dati per installare all'interno, magari c'è 5 Python, quando lavora fa dei virgolette e decide con che tipo di Python utilizzare, a quel punto ti directory di VirtualEnv una specie di piccola ambiente chakarut con tutti i divertimenti che questo comporta, perché lì il mondo è quello di letto lì, quello che è sul sistema è da parte in modo di più. Dopodiché con il tool tipo setup tool distribute è l'equivalente di un apt, di un o i vari gem install eccetera per installare l'app, tieni conto che su una macchina di solito c'è anche il player Python che sta andando a parte e alla fine per esempio scopre che i sistemi attuali non hanno ancora un buon supporto per la funzionalità di disinstallazione. L'ultimo PIP supporta bene la disinstallazione, ma non installa lei, installa soltanto il soggetto, sempre fa la cosa. Per esempio, adesso da lui potete tranquillamente cancellare lei a mano, perché ha fatto tutto il suo giro. Dal manuale di distribute, la distribute non ti dà l'installa e lo fai a mano. No, secondo me no, no, lì è troppo leggero. Però si può lavorare così, cioè voglio dire, sembra di essere i tempi in cui stavamo lavorando sulla slack, cioè si può adesso più già poco. 5-20.000 cose, ti dai un giorno di aver messo, di cambiare una per l'altro si compilava, stavi un giorno 200 X perché lei diceva. Cioè, ma non si può lavorare così. Noi qui stiamo vedendo, diciamo, se ci va più avanti. Più avanti R, più avanti R si fa. Dico le cose buone, dai. Dico le cose buone, però. Zeta civiltà, fa parte delle cose buone? Sì, no, sì, va bene. Saltiamo la cosa,
La parte di build usa per la maggior parte delle volte un tool che io probabilmente non conosco meglio, se siete usati, che potete pensare come un make un po' più complesso, che alla fine costruisce un file con stile di manica, non è moderno, una sintassi JSON, però dice lo stesso, si può leggere uguale, poi un po' vecchio occhi, ed è una tavola di piuttosto potente per costruire le applicazioni, cioè without non ha le tipe che ha la parte di larga livello. Sul deploy in realtà ci sono vari tool, non ha un po' di sono grande. Però puoi usare gli strati, usare le fare, io poi alla fine sempre un po' che abbiamo usato, fatto stravatamente bene che non abbiamo impiegato a farlo. Basta una soluzione completamente storica, magari avevi un comodo, se invece scrivo delle recite, devi scrivere delle cose un po' complicate, perché non c'è che tutta l'altra, anche la parte più utile, lo fai fare. Ma devi usare veramente tante cose diverse, anche tu hai detto alla fine, magari c'è qualche strada, per le cose che devo fare, uso SSH perché bene o male, e la gestisco così e quel po' che mi dai sono secondo me serve. Dipende anche da chi lo fa, cioè se per te è uno strumento dicendo io un problema, o se per te è assolutamente normale, c'è una grandissima differenza su che tipo di tutti scegli queste cose sono mercato. E quindi sulla parte del deploy, sì, insomma, lo strumento, non ci sono cose particolari. Sicuramente non è pensato per avere, degli ambienti complessi, potrebbe essere, cioè non c'è un equivalente di un GUI e vario, per cui non c'è un application server o un qualche container di qualche tipo per cui tu deployare un'applicazione che lei quant'altro ci pensa lui a fare tutto. No, quello che tu deploy, immagino lui, cioè tutto il resto del mondo che non è Java, è ti prendi la tua roba e te la sposti, non parli con un sistema che vuole delle cose che ci pensa lui a fare. Per una particolarità di quel mondo lì, da questo punto di vista manca, posso dire anche che non se ne sente particolarmente più sotto, possiamo farvi cercare un po' di altre dare. Parliamo magari alla slide, credo che avevo impostato un po' la buona, non è una cosa sotto gli occhi che mettesse in parallelo. Non c'è la parte di Java perché ovviamente abbiamo fatto al volo questa parte qui, però sostanzialmente questa è la stella di Rosetta delle varie strumenti, delle varie piattaforme, comunque al di là dei nomi buttati lì su una slide, speriamo di aver fatto apprezzare le differenze tra diverse piattaforme, diversi stili di sviluppo e anche di orientamento, come faceva giustamente notare, alcune adattive tecniche dinamiche web, SAS, pratiche, cambiare una gem assolutamente minoritaria che aggiungeva una feature non so che parte di tua faccia faceva andare tutto e non era neanche chiaro questo secondo me è una cosa problematica. Dall'altro canto sono contento che per avere questa solidità per le volte che faccio un deploy non devo comporre una struttura di XML che descrivo lo stato del mondo affinché questi file vengano appoggiati nei posti giusti, quindi no, vedete che di merda qui la riconosco, riconosco che lo stato della gestione delle library in Python è un punto sul quale una serie di ragioni si fanno una serie di cappelle che adesso fanno sì che il fatto abbia tre metodi indipendenti ma che ne serve uno per installare il secondo col quale poi lo verrai del terzo faccio un po' scappare da lì. Una sola domanda, perché poi dopo dobbiamo concludere, che c'è anche casa, se stai in fresco, perché... Arriverai, mi piace la domanda per... Dai, fare tutto così, allora, io ho avuto il modo di sviluppare in Spring con Java,
E siccome avendo tutto un framework per sviluppare applicazioni web dinamiche, ho visto che esiste Grace nel mondo. Come ho detto, io non mi occupo di applicazioni web, quindi cose molto di più basso livello, quindi lo conosco ma non ho mai lavorato a così alto livello. E invece per quanto riguarda Python, Django e Python Frontier, Zapper, Cloud, Consigli, dei... Django c'è una grossa comunità da dietro, tutte le persone che conoscono che ci lavorano, che sono soddisfatte. So che ultimamente hanno piuttosto di Pyramid, che consolida lo sviluppo di progetti che hanno nati con altri nuovi, BFP, Python, eccetera. E purtroppo non viene in mente, c'è un post che ho letto su un blog con il blog di che metteva una grossa ricerca come confronto di tutti i framework web Python, tutto del genere, secondo me lo trovi, e c'era questo soggetto che aveva messo in confronto parecchi, 10-12, anche quelli di minimal framework, tipo Flask, Bot, tutti quelli di lì, e era abbastanza interessante, cioè abbiamo noi fuori dall'altro, come apparivano le varie cose. Purtroppo hanno tutti i loro poi conto, quindi si fa tutto a dire, partendo da quello piuttosto che quell'altro. Non lo conosco già, c'è tante varianti. Scusa, solo, non voglio fare una domanda, voglio solo dare diciamo, un input magari che chiunque di noi poi può pensarci per conto suo. La differenza reale che c'è tra qui i quattro linguaggi, che secondo me insiste sul problema della gestione delle dipendenze, del build e di cose di questo tipo, è che Java lì in mezzo è l'unico compilato, per cui ha bisogno delle sue librerie in una fase diversa da quella di runtime di deploy, cioè nella fase di compilazione. In realtà Java ce l'ha un sistema di gestione delle dipendenze, solo che è spostato nella prima fase in cui tu ne hai bisogno, che è quella di build, che è Maven, cioè il repository di Maven che ha praticamente tutto il prodotto da Java in tutte le versioni. Il problema è che in Java ne hai bisogno prima quando compili, non hai un problema dopo. Esatto, non lo hai dopo, no? Tu teoricamente in Ruby potresti arrivare su una macchina con un tuo Ruby script, farlo girare e però ti mancano le librerie perché solo all'atto del runtime fai la dipendenza. Attenzione, poi mi hai invitato da solo, quindi fare le gesto che noi usano solo in production, anche in diretta, soprattutto. Sì, no, ma non è quello il problema, diciamo, in Java semplicemente mancano i wrapper shell, ma chiunque di noi, come ha detto anche lui, c'ha almeno 4 JVM sulla sua macchina che unzippa scaricandole da Sun e switch al volo con due. Infatti secondo me ha un script shell premium. Molto tempo nella slide da lì di confronto, una parte su Maven ci stava tranquillamente. Sì, cioè capito, lì ne hai bisogno prima, in fase di build, sì, diciamo. Sì, quindi è un po' opposta la. 15 minuti dobbiamo lasciare di faccio. Concluderei questa serata con Jeremy Glassman, Peter Bonshell, che sta in to move out of. Scusate.